Cioè, la questione è chiara, io, guardi, ho amministrato un comune, il mio comune, una città piccola, non paragonabile a una grande città, Sì, un che ha le piccolo comune complessità molto di... di Candiani, ma e questo le do un assist formidabile, quindi... Ma non è neanche una soddisfazione, perché la porta senza portiere, cioè, non si fa il gol così. Cioè, la questione è chiara, io, guardi, ho amministrato un comune, il mio comune, una città piccola, non paragonabile a una grande città, Sì, un che ha le piccolo comune complessità molto di Roma e diverso. tutto il resto. Però una cosa è ovvia, chi amministra almeno deve avere una correlazione tra quello che spende e il risultato che c'è alla fine. Se i soldi vengono spesi e i risultati nei servizi non ci stanno, vuol dire che da qualche parte vanno a finire questi soldi. Se questi soldi vanno a finire ovviamente nelle tasche di qualcuno, qui c'è un problema serio. Una città come Roma sono tanti anni che non ha servizi all'altezza di una capitale. Basta attraversare una qualsiasi piazza, penso a Piazza del Popolo, ma basta andare a passare davanti all'Altare della Patria. Uno passa di davanti e si accorge che non è questione di andare in bicicletta, andare in macchina, anche a piedi ti fai male. C'è la manutenzione costante e quotidiana. E come si può pensare che poi si prendano le biciclette e si giri per una città così? Ma è assurdo e patetico pensarlo. La cosa che però mi sciocca è proprio l'irresponsabilità nella gestione dell'amministrazione. Se spendi i soldi e i servizi non ci sono, vuol dire che da qualche parte vanno a perdersi questi soldi. E c'è un malgoverno che si aggiunge all'incapacità, che è molto peggio. Un commissario o dei commissari possono avere un'utilità importante, perché la politica non è stata in grado in questi anni di affrontare e di tagliare, non i rami secchi, ma queste cloache che drenano soldi senza poi dare i servizi alla gente. Stiamo parlando di treni, stiamo parlando di gestione di trasporto urbano. Non Sì, è che poi sono impossibile le cose farlo. che i cittadini, le persone Pratici, che la gravitano sanità è una cosa già più sulla città complessa, ma qui stiamo sentono parlando di far come... girare il treno, stiamo parlando di far girare i bus, di far Mi girare interrompo un attimo le perché è porte. arrivato Filippo Taddei, che io ringrazio e saluto, che è Buongiorno. responsabile economico del Partito Democratico, ma è uno dei consiglieri economici di Renzi. Buongiorno Taddei, grazie. E che vorrei far inserire subito La nella chiudo mia... sull'argomento, le porto un esempio che tutte le volte che arrivo a Termini in treno, cioè mi trovo davanti alla questione sciagurata dei tassisti abusivi, che non dico rapinano i turisti, ma sostanzialmente li accalappiano come se fossero degli avvoltoi. Cioè, di fronte a questa situazione, un'amministrazione che sia efficiente stronca subito queste gestioni. Questi vanno messi in galera, vanno cacciati. Chiamo il comandante dei vigili e non risponde. Cerco di parlare col questore, è l'unico che forse se ne interessa, ma senza risultati. Cioè, sono questi i segni di inefficienza di un sistema che va molto, molto più al di là della quotidianità del timbrare il cartellino.